Ciao ragazze e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca e oggi vi spiegherò come poter allestire, quindi fare un home staging nella vostra casa per far sì che riusciate a venderla nel minor tempo possibile per riuscire a contattare il maggior numero di potenziali clienti possibili e soprattutto per riuscire ad avere un riscontro economico il più alto possibile. Sono 7 trucchi, partiremo dal settimo fino ad arrivare al primo, quindi non perdetevi questo video se dovete vendere casa. Regola numero 7, il colore delle pareti. Ci sono tre parole fondamentali che vi voglio trasmettere e sono neutralizzare, neutralizzare, neutralizzare. Ovvero, anche se siete amanti dei colori caldi o dei colori accesi, quando è il momento di vendere casa dovete pensare che quell'appartamento, quell'immobile, debba piacere al maggior numero di persone possibili. Quindi il consiglio che vi do e la regola che trasmetto sempre ai miei corsi di home staging è di poter neutralizzare le pareti scegliendo tra le varie tonalità di bianco o di grigio o di grege e riuscire a dare una palette colori neutra a tutto l'appartamento. In questo modo gli ambienti risulteranno più luminosi, gli ambienti risulteranno più grandi e sarà per voi più facile proseguire coi prossimi step dell'home staging. Regola numero 6. Aggiungete qualche dettaglio che farà scaturire l'innamoramento nei confronti del vostro immobile e che sarà dal sicuro effetto wow. Io non sono tanto un amante dell'effetto wow, sono più un amante della sensazione che cerco di trasmettere attraverso i miei progetti di home design e di home staging, ovvero la sensazione di voler restare in quell'ambiente, la sensazione di sentirsi bene, di essere circondati da benessere e del voler restare. Quindi, ora che abbiamo una palette neutra con tutte le pareti dipinte in una tonalità molto neutra, il mio consiglio è di aggiungere in modo bilanciato qualche tocco di colore attraverso arredi e complementi. Uno degli errori più grandi che di solito viene eseguito in home staging è continuare su una palette estremamente neutra anche per quanto riguarda i cuscini, i tappeti, la decorazione delle pareti. Invece qui è il momento di osare un pochino di più, quindi inserite in modo bilanciato, come abbiamo detto prima, dei colori, un colore, uno o due colori all'interno della vostra palette colori del progetto di home staging e inseritela attraverso i complementi di arredo. Inserite qualche dettaglio in modo tale che la vostra casa sia subito riconoscibile e che piaccia e abbia comunque un gran carattere. Regola numero 5, la decorazione delle pareti. In casa abbiamo, oltre alla sezione orizzontale delle nostre case, dei nostri appartamenti, abbiamo anche una sezione verticale, che sono proprio le nostre pareti di casa. Ora, il saper scegliere le stampe e i quadri giusti è solo la prima parte del procedimento. La seconda parte del procedimento, forse ancora più importante, è il saper dosare bene dove posizionare le nostre stampe, in che modo e a che altezza. Quindi assolutamente no
piccoli quadri abbandonati su un'unica grande parete? Assolutamente no a quadri messi sulla stessa grande parete, comunque piccoli, quindi no a quadri piccoli troppo distanziati tra loro, risulteranno comunque soli, e no a quadri posizionati ad altezze sbagliate o nelle pareti sbagliate. Ciò che dovete fare è iniziare a pensare a gruppi di quadri, non al singolo quadro. Così sarà più facile per voi riuscire a creare del wall decor e con quello riuscire proprio a dare quella sensazione di benessere, quella sensazione di welcoming, quella sensazione che tutti quanti vorremmo provare quando entriamo in una casa che è stata amata, in una casa che è stata sulla quale si è riflettuto un pochino di più prima di agire su pavimenti, pareti e rivestimenti. Quindi non pensate più al singolo quadro, ma iniziate a pensare a gruppi di quadri. Sarà per voi più semplice poter quindi dare carattere alle vostre pareti attraverso il wall decor. Regola numero 4, la luce. Non lo dirò mai abbastanza, la luce non ha prezzo, e se siete in grado di cambiare o comunque migliorare la condizione, la luminosità di un ambiente, di una stanza, io vi garantisco che cambierete drasticamente la sensazione di quella stanza e il come viene percepita questa stanza. Ora, arredare con la luce è estremamente difficile. Potrei realizzare un video, forse 5 video solo su questo, ma in questo momento potete iniziare posizionando delle lampade da terra e delle lampade da tavolo dove riuscite, in questa stanza buia o in un angolo della casa che non vi sembra ben illuminato, che vi sembra particolarmente triste, lo percepite proprio triste e buio. Quindi posizionate un side table, posizionate qualsiasi elemento che vi dia l'opportunità di inserire o una lampada da tavolo o una lampada da terra. In questo modo la luce prodotta da questa lampada creerà delle piccole zone, delle piccole nicchie di luce che a loro volta creeranno delle ombre e faranno sembrare l'ambiente, oltre che più luminoso, anche molto più accogliente. Ed ora siamo sul podio, regola numero 3. La regola numero 3 è la pulizia dell'ambiente. È estremamente importante per un potenziale acquirente entrare nelle case e percepire una pulizia, quindi un ambiente totalmente pulito attorno a sé. Una delle regole che noi abbiamo in home staging è quella di consegnare proprio all'agente immobiliare, al costruttore, una casa perfetta. Avete presente quella sensazione che si ha quando si va in un bel albergo e si deve avere la sensazione che sia estremamente pulito? Ecco, quella sensazione la dovete riportare nella vostra casa, anche se è un immobile abitato. Quindi prima di ogni visita, mi raccomando, dovete assolutamente mantenere la casa impeccabile. Una casa pulita è una casa che è stata amata. Una casa pulita è una casa che è stata ben tenuta. Una casa pulita è una casa molto più attraente per ogni potenziale acquirente. Regola numero 2. Depersonalizzare. Lo so che siete orgogliosi di quella bellissima vacanza, lo so che siete orgogliosi, anch'io lo sono, ed è giustissimo così, dei nostri bimbi, della nostra storia, del nostro matrimonio e della nostra vita. Però se è davvero il momento
di vendere casa, se siete davvero convinti di questo passo e lo desiderate fare, iniziate pian pianino a togliere tutti quegli elementi che riportano alla vostra storia. In questo caso, esattamente l'opposto rispetto a quello che consiglio nei miei progetti e nelle mie consulenze di home design, è quello di depersonalizzare gli ambienti e di riuscire a creare anche qui un mood totalmente neutro in cui i potenziali acquirenti, non appena entreranno in casa, riusciranno ad immaginarsi, ad immaginare loro, i loro figli, la loro storia all'interno del vostro appartamento. Questo sarà importantissimo e avrà una funzione fondamentale, infatti è la regola numero 2, molto vicino alla regola numero 1, per riuscire a vendere casa. Regola numero 1. È arrivato il momento ed è il decluttering. Quindi le tre cose più importanti per riuscire a vendere casa sono la pulizia, la depersonalizzazione e, strettamente legato alla depersonalizzazione, c'è il decluttering. È giunto il momento di comprare delle scatole, acquistare delle scatole, valutare bene cosa portare nella vostra nuova casa, perché vendendo una casa avrete anche una casa di destinazione, fare delle scatole dedicate alla donazione, quindi al donare le vostre cose agli altri, fare delle scatole dedicate alla vendita, perché molto probabilmente ci potrebbero essere degli elementi che vorrete, sulla quale magari potete riuscire a ad avere un piccolo ricavo, e ci sono delle case e delle cose invece talmente usurate o talmente fuori luogo da poter decisamente gettare. Quindi organizzate delle scatole in cui proprio disfarvi delle vostre cose e valutate bene ciò che conta per voi, ciò che conta in questa stagione della vita ed in questo momento di cambiamento dalla vostra casa che dovete vendere alla vostra casa di destinazione. Il decluttering per un potenziale acquirente farà vedere il vostro appartamento più arioso, più luminoso, più vivibile. Le pareti si spoglieranno di tante cose per rimanere più minimaliste e per risultare una possibile palette colori bianca o comunque neutra, dove il potenziale acquirente potrà inserire la sua storia, esattamente come vi ho detto nella depersonalizzazione. Quindi siate preparati, siate pronti, il decluttering, quindi il disfarvi o comunque il posizionare nelle scatole la maggior parte dei vostri complementi di arredo o comunque piccoli oggetti, farà avere proprio alla casa un volto nuovo, un volto più arioso e più luminoso, e sarà una variabile essenziale per voi per poter vendere il vostro immobile. Bene ragazze, io spero che anche questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile per le persone che sono in un momento estremamente eccitante della vita dove devono vendere casa e passare in una nuova casa. Spero che seguiate questi accorgimenti perché già così darete una grandissima mano al vostro agente immobiliare, darete una grandissima mano al potenziale acquirente e per voi sarà molto più semplice riuscire a vendere casa. Vi aspetto nei commenti, vi aspetto con un like se questo video vi è stato utile e vi è piaciuto e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!